E benvenuti ragazzi e ragazze, benvenuti, io sono sempre il vostro amico Grande Marca. E oggi siamo di nuovo su Yu-Gi-Oh! Duel Links, terza stagione. Siamo sempre qua nel nostro account principale. Prendi questo nuovo video, episodio numero 52. Se non vado errato. Oggi ragazzi siamo qua pronti per questo nuovo video. Ragazzi, oggi è uscito, non oggi proprio, però poi di giorni fa è uscito il Tag Duel Tournament, è riuscito di nuovo con le solite coppe, con una coppa implementata, perché sì, le solite coppe, però con una coppa in più. Prima c'era la coppa Kuribo, la coppa Neos e la coppa Mago Nero. Adesso c'è la Stardust Cup, quindi la Drago Polvere di Stelle Cup, la Neos Cup e la Mago Nero Cup. Come al solito, adesso sto facendo la 2 io, questa qua, che completerò e poi me la ricompleterò. Oggi, anche se andiamo su Yu-Gi-Oh!, nella dimensione Yu-Gi-Oh!, quindi Duel Monster, hanno fatto uscire non un nuovo personaggio, ma eccolo qua. Epico Yami Epico si chiama, Yami Yugi Epico, con discepoli della magia nera. Il suo deck, queste sono le carte che potrebbe dare come bonus. Mago dell'illusione nera, che è fighissimo. Crocetto di Endymion, che non è male. Per questo non è male. Gaia il cavaliere in carica. Tunica del mago nero. Magia nera espansa, elfo mistico, Kanan la maestra spada, uomo fungo, grifone, poi avanti, e Kamignon mago. Carte non male ovviamente, e appunto abbiamo le missioni del quando lo battiamo. Ragazzi, sono un po' raffreddato, quindi se mi Se mi vedete che farò un po' fatica a parlare, mi scuso già prima. Eccole qua. Vinciamo una volta contro Yami Epico, guadagniamo Kanan. Vincete duelli Tunica, 7. Endymion. Sì, Endymion. 15. Mago dell'illusione nera. E a 20 riceviamo l'abilità Signore dei Maghi. Quindi lo sfideremo oggi. Lo batteremo, si spera, perché se non vado rotto non l'ho ancora battuto. Sì, perché se no avrei avuto Kanan. E hanno anche implementato, se andiamo su eventi, ecco qua, hanno aggiunto Obelisk. Eccolo qua. Shizu la cosa di tombe. E in Duel World. Sconfiggi Shizu la cosa di tombe in duello per ottenere Obelisk del tormentatore. E infatti ce l'ho battuta. Obelisk, adesso lo andremo a provare anche contro Yami. Quindi se vi faccio vedere Seto Kaiba. Sto rimodificando anche i deck. Andiamo su Feroce Drago Bianco, Ki Blu. Drago Bianco, Feroce Drago Bianco, che è il suo deck. Eccolo qua. Obelisk, il tormentatore. E spero di vedere anche l'animazione, se riusciamo. Ma presumo di sì, dai. Adesso noi andiamo con Seto a battere Yami Yugi, cioè Yami Epico. Un duellante sceglie le proprie carte, ma anche le carte scelgono il duellante. Ovviamente, come oggetti non userei niente. Magari un'esperienza più. Un'esperienza più perché così io aumento il livello, però. Seto, dai, no. Niente, dai. Andiamo con duello. Andiamo a provare a batterlo. Che Obelisk è una carta veramente molto molto forte. Però
Perché praticamente il suo effetto lui è immune alle carte mangia e trappole, se non vado errato, agli effetti dei mostri. Può attaccare, giustamente. L'unica cosa, se non vado errato, può essere solo distrutto in battaglia. Annullando l'effetto che appunto lo distrugge, ma purtroppo è immune, quindi. Ok. Verga del mago. Dobbiamo far fuori velocemente Verga. Quanto ha? Queste carte non tornano perché è stata distrutta sul terreno, ma è lì. Sto proprio quasi facendo questa carta, ma ok. Potremmo fare in questo modo. Evocare Behemoth bifronte, Behemoth bifronte, attaccare. Sono 1007. Lo distruggiamo in un regolato diretto. Abbiamo drago bianco occhi blu in mano, quindi se vedremo la sua animazione. Anche se magari tenere un mostro per sperare di pescare obelisco non sarebbe male. Cacchio. Buona. Buona mago nero. Ecco, perfetto. Io sempre leale compagno mago nero. Da quanto tempo è che non vedevo l'animazione di mago nero? Eppure. E qualcos'altro adesso? Perché ho trovato? Ok, abbiamo una sicurezza in più perché abbiamo Behemoth che ritornerà sul terreno. Quindi possiamo evocarlo. Eccolo. Che lo vediamo, ovviamente lo mettiamo in difesa perché avendo anche 1000 d'attacco non è una soluzione ottimale. In qualche modo dobbiamo distruggere quel che fa. E poi c'è solo un mago nero, ragazza, adesso guadagni su guadagni 1000. Yeah! Possiamo solo far fuori ragazza maga nera. Ok. Adesso vediamo. Abbiamo perso. Molto probabilmente. 8, sì. 1900 pure. Per giunta. Vabbè. Noi siamo riusciti ad evocare Obelisk. Elfo mistico. Una carta che dovremmo riuscire a ricevere, ce l'abbiamo. Elfo mistico, perfetto.
Ok, vabbè, non importa, con tutta sincerità non importa che abbiamo perso. Metterò Yugi, era tanto per provare Obelisk. Ah, che palle. Ah, oh, grazie. Adesso quello che faremo noi è uno, ritornare Yugi a 5 dis, 1. E 2. Oh, invece non era in Yu-Gi-Oh! GX, era in Yu-Gi-Oh! GX. Quel che qua abbiamo ancora questo, che è Yu-Gi-Oh! GX. E farci un duello tag. Ci facciamo un duel tag con Jaden. Con Jaden, Jaden con Jaden. Perché appunto, giustamente, non vedere il deck come è fatto con soldato solido, inferno, Gaia e oddio, Dio nero mascherato, che palle sti mostri, pure vabbè, qua è sempre secondo me è utile, andiamo a farci questo duello tag, ma sempre utile mettere due deck uguali, in questo caso due deck eroi elementali, perché si parano a vicenda, giustamente, poi io gli stessi mostri. Alcuni che ha lui, quindi posso usare anche i miei mostri con i suoi per fonderli. Quindi non è male avere lo stesso deck. Poi però faccio un altro duello perché non ho tanta voglia. Tanto con lo stesso deck è facile vincere. Oltretutto io devo pure modificare il deck. Pure. Ok. Chi è questo? Ah. Ok, dai. Oh, figo. Ci sta soldato solido. Perché in difesa? Ti devi evocare in attacco, ti facevi anche l'altro mostro. Ah, ecco, specialmente evocarlo in difesa, ok. Quindi non si può evocare in attacco. Però forse in difesa. Va bene, non mi lamento. Adesso vediamo cosa vorrà fare il nostro nemico. Io no, non può fare, però vabbè. Ok. Ricarica va benissimo. Evoca soldato solido. Muoviti me. Evoca soldato solido. Evoca soldato solido. Giustamente coperto in pelle. Utile, sì, quando puoi attaccare diretto è utile. Giustamente questo avevamo fatto qualche danno in più. Perché? Ah, ecco perché. 1.300, 1.800 fanno 2, 8, 9, 10, 11. Abbiamo vinto. Perché 2, 2, 11, 3, 3.100. Pim, 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 pim.
Ragazzi, quando è cerco di non parlare perché ve lo giuro sono raffreddatissimo. Faccio un sacco fatica a parlare. Vita extra buono 3. Bastion e Dr. Crater. Dr. Crater. Che vita extra completato. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Commentate, condividete. Ah! Facciamo una cosa. Ragazzi, per questo video è tutto. Scusatemi se oggi non c'è stata la live, ma per me oggi è sabato. Ieri, che era venerdì, non sono riuscito a registrare Yu-Gi-Oh! Perché sono tornato stanco da calcio, non ce la facevo, ho detto fammi andare a letto. Per favore. E sono andato a letto. E quindi, ragazzi, la live domani non ci sarà una live, ci sarà un video particolare. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Commentate con i dati che ho fatto. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Pipica a tutti. Paciucacca. Pupuca.